Sono partito alle 4 di mattina del 7 agosto, loro sono arrivati prima delle 6. Sono riuscito solo a prendere uno zaino con un pigiama e un paio di ciabatte. La nostra fuga è stata molto difficile. Sparavano sopra le nostre teste. Per la fretta abbiamo preso solo i documenti, abbiamo dovuto lasciare anche i vestiti, tutti i bagagli. Pensavamo che sarebbe stato come l'altra volta, che saremmo potuti tornare dopo 3 o 4 giorni. Invece no, quindi abbiamo perso tutto. Ci sono rimasti solo i documenti.